Ciao ragazzi, eccoci per la seconda parte del video. Adesso vediamo le prove sul bellissimo tablet termico che abbiamo già aperto nel video precedente. Se non l'hai ancora visto, qui sopra ti metto il link e te lo metto anche giù in descrizione. Io sono Fabrizio, voi vi trovate su Guida in Italiano e spostiamoci subito in laboratorio e iniziamo le nostre prove. Andiamo! Allora, l'abbiamo settato che controlli solo esclusivamente per l'accesso la temperatura. Ma comunque lui ci deve avvisare, anche se non abbiamo la mascherina, ci deve dire di metterla. Ho settato anche un'altra piccolissima cosa che non avete visto nel video, perché ci sono diversi parametri da andare a configurare, che mi mandi una mail nel momento in cui una persona tenta di avvicinarsi e non ha la mascherina. Quindi comunque mi rimane un database via mail di tutte le persone che hanno tentato l'accesso non avendo i dispositivi di protezione, e mi rimane non solo l'immagine della persona ma anche proprio il log, data e ora e la temperatura corporea che avevano. Questo lo si può configurare anche semplicemente per la temperatura, quindi tutte le volte che una persona con una temperatura troppo elevata tenta di entrare, oltre a far scattare delle uscite di allarme, possiamo anche far arrivare determinate mail a determinate persone. Mi sembra fino a 6 o 7 destinatari in contemporanea. Allora, io adesso mi avvicinerò, ve lo faccio vedere. Io non ho una temperatura elevata, quindi sicuramente la temperatura sarà corretta e mi aprirà l'accesso, ma farò la prima prova senza mascherina e vediamo se lui ci avvisa, e poi la seconda prova invece inserirò la mascherina e vediamo che succede. Prima prova. Indossare la mascherina. Come vedete, lui ha aperto lo stesso il varco, ma il tablet ovviamente ci sta rompendo le scatole perché non stiamo indossando la mascherina. Mettiamo invece la mascherina. Accesso consentito. In questo caso lui ci avvisa anche che l'accesso è stato consentito correttamente. Attenzione però, è arrivata la nostra mail, c'è la nostra immagine dentro, come vedete la mia faccia. E nella mail c'è proprio scritto che il terminale con l'indirizzo IP del terminale ha avuto un allarme con data e ora. Per che cosa? Per assenza di mascherina. Temperatura registrata 36,25 gradi. Quindi direi che effettivamente è abbastanza simpatica la cosa. Devo dire, la prima cosa a cui ho pensato è lo voglio. Nel senso che lo sapete come sono io con le cose tecnologiche. Devo dire che questo scanner è fatto molto bene anche sotto l'aspetto meccanico-fisico. Mi piace come è fatto. Interfaccia abbastanza semplice da utilizzare come interfaccia web, molto veloce, ma devo dire che tutte le funzioni che sulla carta ha sono spettacolari, quindi mi piacerebbe andare ad approfondire un pochettino queste funzioni. Adesso provo a fare una piccolissima modifica al programma e inserisco che non deve darmi l'accesso se non ho la mascherina. Vediamo cosa succede. Indossare la mascherina. Come potete vedere dal tester, penso che riuscite a inquadrarlo, non sta aprendo il varco. Se invece indosso la mascherina, accesso consentito. Mi dà accesso consentito e il varco aperto. Quindi devo dire che effettivamente il suo sporco lavoro lo fa in modo egregio. Ovviamente in tutto questo è stato abilitato l'accesso ospiti, perché se io tolgo l'accesso degli ospiti, lui non mi aprirà mai il varco, anche se ho mascherina inserita e temperatura perfettamente funzionante. Facciamo la prova? In questo momento ho tolto l'accesso ospiti. Vado a inserire la nostra mascherina. Lui vede la temperatura corretta, vede che la mascherina è inserita, ma sta in silenzio, non ci dice assolutamente niente e come vedete il varco rimane chiuso. Proprio perché dalle opzioni che noi gli siamo andati a dare, gli ospiti non sono consentiti, quindi solo esclusivamente persone che sono state precaricate all'interno del software. Riconoscimento facciale. Ma per questo aspetto specifico voglio poi fare un altro video supplementare dove vediamo proprio solo esclusivamente il riconoscimento facciale vero e proprio. Adesso vorrei cercare in qualche modo di innalzare un minimo la mia temperatura corporea per vedere cosa succede se la temperatura è troppo elevata.
Anzi, mentre stavo parlando mi sono accorto che stavo dicendo una cavolata, perché come abbiamo visto prima si può settare la temperatura massima, quindi andrò a settare la temperatura massima 36 gradi, quindi ovviamente la vado a superare, e vediamo cosa succede in quel caso. Allora, ho settato temperatura massima 36 gradi, ho riabilitato l'accesso ospiti, vediamo cosa capita adesso che la nostra temperatura è più alta e quindi siamo infetti. Proviamo subito. Accesso negato. Attenzione. Quindi lui riconosce effettivamente che la nostra temperatura facciale è più elevata rispetto a quella settata da noi, quindi 36 gradi. Ovviamente è una follia metterla a 36 gradi, ma dovevamo fare le prove, non avevo il phon per scaldarmi la faccia, comunque a parte questo, e ci dà accesso negato e non ha aperto il varco. Quindi funziona effettivamente molto molto bene. Che altra prova possiamo fare? Teoricamente tante, però se vuoi vedere tutte le altre prove, allora innanzitutto spacca di like il pulsante qui sotto, in modo che sempre più persone possano visualizzare il video. Se non ti sei ancora iscritto al nostro canale, ovviamente fallo immediatamente, accendi la campanellina per non perdere neanche una notifica, e per vedere tutte le altre prove seguici, perché a brevissimo pubblicheremo anche tutti gli altri video. Ciao, ti saluto. We'll be right back.